Buongiorno amici e amiche di Nova News 24. Durante il suo ritorno al Grande Fratello nelle vesti di ospite, Mirko ha ammesso di essere innamorato, ovviamente, della sua perla e di provare ancora un po' di sentimento. Ma attenzione, perché sembra proprio che Perla in questi ultimi periodi si sia avvicinato ad Alessio. L'ex Geffino ha rivelato di aver visto un avvicinamento particolare di Perla Vatiero, il suo nuovo amico nella casa. Parliamo di Alessio. Anche Beatrice Luzzi, nell'ultima puntata del Grande Fratello, ha dichiarato: secondo me a lei un pochetto piace. Eppure la concorrente Campana ha negato clamorosamente. Ma no, io fin dall'inizio ho saputo empatia nei suoi confronti, dice qualcuno. Poi Perla, però, durante la notte parla in codice e scoppia il caso sui social. Addirittura intervengono anche gli autori. Ieri notte, pochi minuti prima che Mediaset Extra staccasse la diretta, Perla è andata nel letto dove c'erano ovviamente Greta e Sergio. Ha iniziato a parlare in codice. L'ex Geffino ha chiesto al coinquilino cosa si fosse detto con un altro Geffino, sembrerebbe Alessio, e poi ha cominciato a parlare di vecchie e nuove scarpe. Ci sono le vecchie scarpe, le altre, quelle da prova, vedo che sono molto interessanti e molto coinvolgenti. A volerle uno può desiderarle, però per quanto riguarda l'altro paio di scarpe, quella situazione ti va stretta. Se devo aspettare che le vecchie scarpe si allarghino? No, perché a te comunque ti interessa e stai male se le altre scarpe se ne andassero. Magari tu vuoi tanto le Nike e poi scompare, non è più Nike che volevi tu come all'inizio, non è bello. Uno non può sapere come andrà, non è che uno compra subito la fila al posto delle Nike perché al momento costano troppo. Amici di Nova News 24, questa allusione alle scarpe potrebbe essere proprio il triangolo amoroso Perla Mirko Alessio. Intanto Alessio, dopo Anita, sembra aver colpito nel segno anche con Perla. Greta, dopo aver ascoltato i discorsi in codice dell'amica, l'ha messa in guardia: attenta che non hai la sicurezza che questo paio di scarpe si allarghi. Subito dopo è intervenuta un'attrice che ha bacchettato i tre concorrenti. Ragazzi, basta parlare in codice. Attenzione, perché il codice utilizzato da Perla Vatiero potrebbe essere criptato in modo veramente molto molto pericoloso dal suo ex Mirko e potrebbe scoppiare il putiferio. Intanto, amici di Nova News 24, diteci cosa ne pensate voi. Se vi è piaciuto questo articolo, mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.